Buongiorno, studiamo il DAF di oggi, Masechet Eruvin, DAF Lamed Alef, Trattato Eruvin, pagina 31. Cominciamo dall'ultima riga della pagina precedente. La Gemara sta ancora discutendo sulla questione del Eruv Tavshilin, che è la quantità di due pasti che si mette poco prima del limite di 2000 Amot al di fuori della città. Lo si mette prima di Shabbat in caso una persona voglia camminare oltre i limiti di 2000 Amot, voglia camminare per altre 2000 Amot, questo gli permetterebbe di camminare oltre. Perché? Perché la Torah dice che dal luogo dove una persona risiede di Shabbat può camminare 2000 Amot ad ogni lato. Se una persona mette la quantità di due pasti poco prima del limite di 2000 Amot dal confine della sua città, prima di Shabbat, quando Shabbat entra è come se lui stesse residendo dove ha il suo cibo e quindi sarà da quel punto che conterà le 2000 Amot, non dalla città dove si trova, bensì da quel punto. Abbiamo visto ieri una disputa tra Chachamim e Sumchus. Quando si parla del Eruv, deve essere la quantità di due pasti deve essere cibo adatto ad essere mangiato, quindi non crudo, deve essere commestibile. La domanda però è: se è commestibile per altri e non per me, va bene o no? Abbiamo visto il caso di un non Kohen, se può usare la terumah. La terumah è quella parte di prodotto che è destinata al Kohen e la può mangiare solo il Kohen. Può un non Kohen usare prodotto di terumah per il suo Eruv? Secondo Chachamim sì, perché l'importante è che possa essere mangiato da qualcuno, non per forza dal proprietario. Secondo invece Sumchus no, perché deve essere per forza mangiato dal proprietario. Il proprietario, non essendo un Kohen, non lo potrà mangiare e quindi non potrà usare quell'Eruv. Dice la Gemara, Veha Netanya, c'è una braita che insegna. Rabbi Yehuda Omer dice Rabbi Yehuda, Me'arvin l'Kohen Tahor, un Kohen puro può usare come Eruv, Bitruma Tehorah, una teruma pura, Bakever, anche se viene messa su una tomba. Cosa significa? Un Kohen non deve per forza usare teruma per l'Eruv, può anche usare cibo non teruma e può anche usare cibo non teruma che sia impuro. Perché il Kohen non ha un obbligo di mangiare solo cibi che siano puri, può anche mangiare cibi non puri. La terumah deve per forza essere pura, altrimenti non può essere mangiata, né dal Kohen e tantomeno dall'Israel, che a prescindere non la può mangiare. Quindi una terumah impura non la può usare nemmeno il Kohen, perché nessuno può mangiarla, né il Kohen né altri. Una terumah pura invece va bene. Quello che ci vuole insegnare Rav Yehuda è che, nonostante questa terumah si trovi sulla tomba, e in genere la tomba rende impuro quello che vi si trovi sopra, nonostante ciò la terumah rimarrà pura. E quello che ci vuole spiegare la Gemara è come. Com'è possibile che la terumah rimanga sulla tomba e comunque rimanga pura e quindi commestibile dal Kohen che ha messo l'eruv? Dice la Gemara, Heichi Asil, come può recarsi il Kohen ai pressi della tomba, se un Kohen non può entrare in cimitero? Perché ci sono le tombe e questo lo renderebbe impuro. Dice la Gemara, Beshida Teiva Umigdal. Questo, come abbiamo visto ieri, può essere risolto facilmente quando il Kohen entra con questa, diciamo, alla fine è una scatola, letteralmente sarebbe un armadio, una carrozza, un qualcosa chiuso da quattro lati che fa da separazione tra la fonte di impurità, in questo caso la tomba, e la persona che vi sta dentro, che sarebbe il Kohen. In questo caso il Kohen può raggiungere la tomba su cui è stato messo l'eruv senza rendersi impuro dalle altre tombe circostanti perché è protetto da questa scatola, da questa carrozza o quello che sia. Chiede la Gemara, Veha però che Ivan de Achta, dal momento che viene appoggiata la terumah sulla tomba, itamiala diventa impura. Quindi ho capito come può il Kohen arrivare fino alla tomba, ma non capisco come possa la terumah, pur essendo appoggiata sulla tomba, rimanere pura. Risponde la Gemara, Beshelo Hukshera. Si tratta di una terumah che non è stata resa adatta a diventare impura. Un cibo può diventare impuro a condizione che sia stato reso adatto a diventare impuro. La Torah dice specificamente: deve essere un cibo adatto all'essere umano, un qualcosa commestibile dall'essere umano, non dagli animali. Deve essere staccato da terra. Finché è attaccato a terra non può diventare impuro.
Terza condizione, deve essere bagnato, bagnato da uno dei sette liquidi che sono acqua, rugiada, olio, vino, latte, sangue e miele. Qui abbiamo una terumah, può essere un frutto, può essere quello che sia, che non è stato bagnato. A questo punto, anche se si trova sulla tomba, non diventa impuro, perché non c'è il liquido che lo rende adatto a diventare impuro. Oppure un'altra opzione, sheni lo shabbe mei perot, oppure può trattarsi di un pane che sia stato impastato con, piuttosto che con acqua, che è uno dei sette liquidi che rende adatto il cibo a diventare impuro, lo ha impastato con succo di frutta. Succo di frutta non rientra in questi sette liquidi e quindi è un cibo che non è adatto a diventare impuro pur trovandosi sulla fonte di impurità. Chiede la Gemara. Ho capito come il Kohen possa raggiungere la tomba, ho capito come la terumah, pur posandosi sulla tomba, non diventi impura. Però, veheichi maitila, come può il Kohen prendere la terumah dalla tomba? Se poggia la mano sulla tomba, a questo punto diventa impuro. Perché la mano, trovandosi già sulla tomba, renderebbe il Kohen impuro. Scusate, non con la mano, scusate, se anche dovesse prendere la terumah con un utensile, quindi tenendo la mano fuori dalla tomba, non al di sopra, però porterebbe magari una pinza lunga o quello che sia, una forchetta lunga, un oggetto lungo e prenderebbe così la terumah, comunque non andrebbe bene perché dal momento che l'oggetto si trova sulla tomba, a sua volta diventa impuro. Diventa impuro del livello di Avhatuma. Avhatuma vuol dire fonte di impurità. Il Kohen a sua volta che tocca questo oggetto perché lo tiene in mano diventa un Rishon Letuma, diventa il primo derivato della impurità e quindi diventa impuro. Quindi pur non poggiando la mano sopra l'area della tomba, bensì allungando un utensile, un oggetto, per prendere la terumah, il Kohen diventerebbe impuro, perché l'oggetto diventa impuro dal momento che si trova sulla tomba e a sua volta rende impuro il Kohen. Risponde la Gemara, Bifshute kele etz, può trattarsi di un caso in cui uno usi un utensile di legno liscio, ovvero non concavo, senza un ricettacolo. La regola è dello mekablei tumah. La regola è che un oggetto di legno può diventare impuro solo se ha un ricettacolo. Se invece è liscio e piatto, non può diventare impuro. In questa maniera non diventa impuro l'utensile, non diventa impuro il Kohen e così prende quella terumah da sopra la tomba. Chiede la Gemara, va bene che l'utensile non diventa impuro, però veha kama ahil, però funge da tetto. Ma ahil vuol dire fa ohel, fa tenda. Tenda vuol dire un tetto. La regola sappiamo, se c'è un morto sotto un tetto, il tetto non diventa impuro, però trasmette l'impurità a tutti gli oggetti circostanti al morto. Pur non toccando il morto, diventano impuri per il mero fatto che si trovino sotto lo stesso tetto. E quindi, seppure l'oggetto che il Kohen usa non diventi impuro perché è un oggetto di legno piatto, però trasmette l'impurità, perché una estremità si trova sopra la tomba per forza per prendere la terumah. L'altra estremità si trova in mano al Kohen, a questo punto abbiamo un tetto che unisce le due cose. Mettiamo sotto lo stesso tetto la tomba, che è la fonte di impurità, e la mano del Kohen. In questa maniera, pur non diventando impuro l'oggetto, rende però impuro il Kohen. Risponde la Gemara, De maitela ahudei. Che è scritto Ahurei, ma una versione sarebbe Ahudei. Può trattarsi che lo prende con la punta dell'oggetto. Cosa vuol dire? Un oggetto per fungere da tetto, per trasmettere l'impurità dal morto sottostante all'altro oggetto o persona sottostante, deve essere largo almeno un tefach per un tefach, 8 cm per 8 cm. Questo oggetto invece che è a punta, nella sua estremità non arriva ad essere delle dimensioni di un tefach per un tefach. E quindi né l'oggetto diventa impuro perché abbiamo detto è un oggetto di legno liscio, né trasmette l'impurità perché non ha i requisiti per essere un tetto che trasmetterebbe l'impurità, perché non ha le dimensioni. Bene, ora che abbiamo spiegato perché secondo Rabbi Yehuda un Kohen può mettere la sua terumah per Eruv sopra una tomba,
E abbiamo spiegato come il Kohen può raggiungere la tomba senza diventare impuro. La Terumah non diventa impura. E il Kohen può prendersi la Terumah senza diventare in alcun modo impuro. Come mai i Chachamim non sono d'accordo? Ihachi, se è così, mai tama de Rabbanan. Per quale motivo i Chachamim non sono d'accordo e dicono che non si può mettere la Terumah sopra la Terumah, un Eruv di Terumah, non lo si può mettere sopra la tomba. Dice la Gemara, Kassavri, i Chachamim sono dell'opinione. Assur liknot bait, è vietato acquisire casa, qui si intende residenza, perché abbiamo spiegato prima che l'idea dell'eruv è che la mia residenza è dove ho i miei pasti. E quindi, in genere, la mia residenza è casa mia. Se però prima di Shabbat ho messo la quantità di due pasti in un certo luogo, in questo caso poco prima del limite delle 2000 mot, è come se io fossi residente lì, sto acquisendo residenza dove c'è il mio pane e quindi misurerò le 2000 mot da lì, non da dove mi trovo. Loro dicono i Chachamim, è vietato acquisire residenza, beh, Issurei Hana'a, in un luogo dove ci sia il divieto di trarre beneficio. La tomba è un luogo da cui è vietato trarre beneficio. La Gemara altrove dice così. Riguardo Miriam, quando muore, dice la Torah, Vatamot Sham Miriam, morì lì Miriam, viene usata la parola Sham. Riguardo la vitella decapitata, dice la Torah, Ve'arefu Sham et ha'egla, decapiteranno lì la vitella. Riguardo la morte di Miriam è scritto lì, riguardo la decapitazione della vitella è scritto lì. E quindi si impara il nesso lì, così come riguardo la vitella, la Torah ci dice che è vietato trarre beneficio, così anche riguardo la morte di Miriam o di qualsiasi altra persona, non si può trarre beneficio dal morto o dalla tomba. E quindi dicono i Chachamim, non posso acquisire la mia residenza, ovvero trarre un beneficio dalla tomba. Per questo, a prescindere dalle questioni di purità e impurità, non posso mettere la terumah o qualsiasi altro cibo sulla tomba per Eruv, perché ne starei traendo beneficio. Dice la Gemara, Miklal vuole forse questo dire, dovrei forse dedurre da ciò, de Rabbi Yehuda Savar Mutar? Vuole forse questo dire che secondo Rabbi Yehuda è permesso trarre beneficio da una tomba? Certamente no, perché è d'accordo con questa halakha che dice che non si può trarre beneficio dal morto e dalla tomba. Come mai allora permette mettere l'eruv sulla tomba? Risponde la Gemara, Kassavar. Rabbi Yehuda è dell'opinione, Mitzvot lav lehanot nitenu. Le mitzvot non sono state date per trarre un certo beneficio. La mitzvah è fatta per volontà di Hashem. Io personalmente non ne trago alcun beneficio. E anche riguardo l'eruv, dice Rabbi Yehuda, come tra poco vedremo anche, l'eruv viene messo solo per una mitzvah, ovvero se io ho necessità di camminare oltre le 2000 amot di limite massimo dalla città, perché devo andare a visitare una persona che è in lutto, che è mitzvah andare a visitare, o perché voglio partecipare a una festa nuziale, che è una mitzvah, allora posso mettere l'eruv. Quindi non lo sto facendo per il mio piacere personale, bensì per una mitzvah. Se invece lo faccio per altre cose, non posso mettere l'eruv, semplicemente perché voglio fare una passeggiata o per qualsiasi altro motivo che non sia legato alla mitzvah, non posso mettere l'eruv. E siccome l'eruv viene messo solo per la mitzvah, non viene considerato che ne sto traendo io godimento e quindi lo posso anche mettere sulla tomba. Dice la Gemara, Ela. Bene, secondo questo però ti chiederò. Ha de amar Rava. Rava dice in Trattato Rosh Hashanah che di Rosh Hashanah è permesso suonare lo shofar che sia stato preso da un animale che è stato portato come sacrificio Olah. Olah vuol dire ascendente o viene chiamato olocausto, cioè quell'animale che viene quasi completamente bruciato, a differenza di altri dove una parte destinata ai Kohanim che lo mangiano loro, altri ancora un'altra parte destinata ai proprietari che mangiano anche loro un po' di carne, qui tutto tranne la pelle viene tutto bruciato sul Mizbeach e quindi è qualcosa di cui non si può trarre alcun godimento. Eppure, dice Rava, si può usare il corno di questo animale per suonare lo shofar. Perché, dice Rava, Mitzvot lav lehanot nitenu, perché dice Rava, il divieto quale è di trarre godimento, trarre beneficio da questo animale, io però usando lo shofar non sto traendo un beneficio personale, sto facendo la mitzvah. E la regola è che le mitzvot non sono state date per un beneficio personale e quindi è permesso. Allora dice la Gemara, Leima ketanai amara lishmatei, vogliamo forse dire che Rava diceva questo solo in base all'opinione di Rabbi Yehuda e non in base all'opinione di Chachamim, perché
Perché secondo i Chachamim, così come non si può mettere l'eruv sulla tomba, l'eruv pur essendo una mitzvah, così anche non si dovrebbe poter usare lo shofar ricavato dall'animale olà. Per Rabbi Yehuda sì, perché Rabbi Yehuda dice che si può usare la tomba per l'eruv, capisco anche che si può usare il corno dell'olà per lo shofar, perché qui è una mitzvah e lì è una mitzvah, e in ambo i casi non è un mio godimento personale, bensì è una mitzvah per Hashem. Secondo Chachamim invece che è vietato mettere l'eruv sulla tomba, vogliamo forse dire che è anche vietato usare lo shofar ricavato dal sacrificio, e quindi quello che dice Rava non è secondo tutte le opinioni? Dice la Gemara, Amar lach Rava, Rava potrebbe risponderti diversamente, potrebbe dirti che quello che ha detto è valido anche per i Chachamim. Is vira lehud e il me'arvin e la lidvar mitzvah, se i Chachamim avessero detto che l'eruv può essere messo solo per una mitzvah, ovvero per andare a visitare una persona in lutto o per partecipare a una festa nuziale, de kule alma mitzvot lav lehanot nitnu, allora avrei detto sì, tutti sono d'accordo che le mitzvot non possono essere usate per un godimento personale, e quindi anche secondo i Chachamim si potrebbe usare lo shofar ricavato da questo sacrificio. Ve'acha, ma in realtà qui riguardo alla questione dell'eruv sulla tomba, la disputa è un'altra. Be'acha mi flighi, Mar Savar, secondo uno è dell'opinione, ovvero Rabbi Yehuda è dell'opinione, e il me'arvin e la lidvar mitzvah. Secondo Rabbi Yehuda si può mettere l'eruv solo per andare a fare una mitzvah. Umar Savar, invece i Chachamim sono dell'opinione, me'arvin afilu lidvar reshut, si può mettere l'eruv anche per qualcosa che non sia una mitzvah. Tra poco vedremo un'altra spiegazione, per il momento però possiamo vederla così. Tutti sono d'accordo, anche i Chachamim, che le mitzvot non sono state date per un beneficio personale, e quindi riguardo lo shofar non traggo alcun beneficio, faccio soltanto ed esclusivamente una mitzvah. Così come quello che dice Rava è valido sia per Rabbi Yehuda e sia per Chachamim. Quell'animale è un animale da cui è vietato trarre godimento, lo shofar non rientra nel godimento personale perché è una mitzvah. Riguardo invece la tomba, siamo tutti d'accordo che non si può trarre godimento. La domanda è: l'eruv può essere fatto solo per mitzvah o anche per trarre godimento? A questo punto dice la Gemara, secondo Rabbi Yehuda bisogna dire l'eruv può essere fatto solo per mitzvah e quindi posso metterlo sulla tomba perché non sto traendo godimento personale, lo sto facendo solo per poter fare una mitzvah. Secondo Chachamim invece l'eruv può essere messo anche per beneficio personale e quindi non potrò mettere l'eruv sulla tomba perché non posso acquisire residenza su qualcosa da cui non posso trarre beneficio. Dice la Gemara Ela, però secondo questo, spiegami, Hade Amar Rav Yosef, quello che dice Rav Yosef molto più avanti nella nostra Gemara in Daf Pei Bet, pagina 82. Dice Rav Yosef, E in Me'arvin e la Lidvar Mitzvah, dice Rav Yosef, l'Eruv Techumin può essere messo solo per una mitzvah. Bene, Leima Ketanai Amara Lishmatei, vogliamo forse dire che Rav Yosef lo ha detto solo in base ad una opinione e non all'altra, perché secondo quanto abbiamo spiegato fino adesso, pare ci sia una disputa tra Rabbi Yehuda e Chachamim, se l'eruv può essere messo solo per mitzvah, come direbbe Rabbi Yehuda, o anche per beneficio personale, come direbbero Chachamim. Quindi, quando Rabbi Yosef dice l'eruv può essere messo solo per mitzvah, non starebbe parlando per entrambi Chachamim, ma solo per Rabbi Yehuda, dice la Gemara no. Amar lach Rav Yosef, Rav Yosef potrebbe risponderti. In realtà, de kule alma, letteralmente vuol dire tutto il mondo, cioè entrambe le opinioni, sia Chachamim sia Rabbi Yehuda, ein me'arvin e la lidvar mitzvah, sono entrambi d'accordo, come dico io Rav Yosef, che l'eruv può essere messo solo per una mitzvah. Quello che ho detto io non era solo in base a quello che dice Rabbi Yehuda, ma anche in base a quello che dicono i Chachamim. Ude kule alma mitzvot lav lehanot nitnu. E d'altro canto sono entrambi d'accordo che le mitzvot non rientrano nella categoria di godimento personale. Bene, se sono d'accordo sul fatto che l'eruv può essere messo solo per la mitzvah e che la mitzvah non è considerata un godimento, perché discutono? Perché Rav Yehuda permette, quello lo capiamo, perché è solo una mitzvah e non è un godimento personale. Dobbiamo capire perché Chachamim lo vietano.
Dice la Gemara, uvea kami frigida, disputa e riguardo questo punto. Mar Savar, uno è dell'opinione, Rabbi Uda è dell'opinione, che Ivan de Canale Eruv, dal momento che l'Eruv gli fa acquisire residenza all'entrata dello Shabbat, una volta finito il crepuscolo di venerdì, lo nicha lei demintera, uno non ha più bisogno che l'Eruv venga custodito. Cioè, quando uno mette l'Eruv sulla tomba, la tomba custodisce, piuttosto che metterlo per terra, che potrebbe andare rovinato. Magari qualcuno lo calpesta, sulla tomba invece rimane custodito. Dice Rabbi Uda, non ne traggo alcun beneficio da questo. Umar Savar, invece Chachamim dicono, Nicha lei de mintra, uno trae beneficio dal fatto che l'Eruv rimanga custodito. Perché? De Yitzterich Achillei, perché se poi lo avrà bisogno lo mangerà. Significa che l'Eruv non deve essere per forza mangiato. L'Eruv viene messo per dire, all'entrata dello Shabbat, io ero residente lì, e quindi le mie 2000 mot verranno contate da lì, non da dove effettivamente mi trovo quando entra Shabbat. E quindi non deve essere in realtà custodito, lo si può mangiare come lo si può anche non mangiare. L'importante è che sia lì durante Ben HaShemashot, durante il crepuscolo, ovvero quando Shabbat entra. Da là in poi, dice Rav Yehuda, cosa mi interessa se continua ad essere custodito? Non ho più bisogno. E per questo, dice Rav Yehuda, l'ho messo solo per la mitzvah e non ne trago alcun godimento. A questo punto lo posso usare sulla tomba perché non trago godimento. Dicono i Chachamim, sì, anche io sono d'accordo, anche noi siamo d'accordo che lo si mette solo per la mitzvah, però dopodiché traggo un godimento dal fatto che questo Eruv rimanga custodito. Fatto sta che se poi lo vorrò mangiare effettivamente lo potrò mangiare perché era custodito e quindi siccome alla fin dei conti ne traggo un godimento, non lo posso mettere sulla tomba. Dice la Mishnah, Me arvin bidmai, si può usare prodotto dmai per Eruv. Dmai che cosa vuol dire? È un prodotto comperato da una persona am haaretz, una persona ignorante, non tanto colta di Torah, di halachot, da cui c'è il dubbio se è stata separata la decima. Probabilmente, presumiamo che abbia già separato la terumah, che è la prima parte che viene separata, che è destinata al Kohen, ma abbiamo un dubbio se ha separato anche il maaser, che è la parte destinata al Levi. Quindi dicono i Chachamim, in realtà dal punto di vista della Torah non bisogna temere di questo, se uno compra del prodotto può presumere che il contadino, che il venditore abbia già separato tutto ciò che deve essere separato, sia la terumah sia il maaser. Chachamim però dicono demai, che sarebbero due parole, da mai, questo cosa, cioè questo prodotto che status ha? È stato separata la decima o no? E per via del dubbio, dicono i Chachamim, non lo si può mangiare fino a che non si separa la decima. Dice la Mishnah, si può comunque usare questo prodotto per Eruv. E la Gemara infatti si chiederà, ma come mai? Se l'Eruv deve essere qualcosa che può essere mangiato, questo non può essere mangiato perché i Chachamim lo vietano. Ad ogni modo, dice la Mishnah, si può usare prodotto demai come Eruv, uve maaser rishon shenitela terumato, oppure si può usare anche come Eruv il primo maaser sarebbe quella decima che viene data a Levi, dalla quale il Levi ha separato poi la terumah, cioè il contadino dà terumah al Kohen, dopodiché maaser a Levi. Il Levi a sua volta deve dare un maaser dal suo maaser, una decima dalla decima che ha ricevuto e la dà al Kohen. Quella si chiama la terumat maaser, la terumah dal maaser che ha ricevuto. Dice la Mishnah, si può usare questo prodotto, cioè il prodotto che il Levi ha ricevuto, dal cui ha dato poi terumah, si può usarlo per l'Eruv. La Gemara si chiederà, beh, mi sembra abbastanza ovvio, perché no? Uve maaser sheniv ekdesh shenivdu, o con il secondo maaser, perché dopo che si dà la terumah al Kohen e il maaser a Levi, c'è un secondo maaser durante il primo e secondo, quarto e quinto anno del ciclo di 7 anni che ha una sacralità e va consumato a Yerushalayim. Se però una persona non vuole mangiarla a Yerushalayim, può trasferire la santità su delle monete, come abbiamo visto in precedenza, che a sua volta porterà a Yerushalayim e con questi comprerà del cibo e lo mangerà a Yerushalayim. Una volta trasferita la sacralità dal prodotto alle monete, quel prodotto diventa profano e lo si può usare per Eruv. E così anche dice Vehekdesh Shenivdu. Hekdesh sarebbe qualcosa che è stato consacrato al Bet HaMikdash e quindi ha una sua sacralità. Dopodiché una persona decide di trasferire la sacralità da questi frutti
ha dei soldi con i quali puoi comprare altri frutti. E di nuovo la Gemara si chiederà, mi sembra ovvio, dal momento che sono prodotti profani, perché no? Vea Kohanim Bechala, il Kohen, i Kohanim possono usare la Chala per l'Eruv, la Chala è quella parte di impasto che viene separata e data al Kohen. Secondo Chachamim, non solo i Kohanim, anche i non Kohanim possono usare la Chala, perché secondo i Chachamim non deve essere qualcosa accessibile a chi fa l'Eruv, ma anche a qualcun altro. Quindi io che non sono Kohen potrei usare la Chala, perché è vero che io non la posso mangiare, ma il Kohen la può mangiare. Secondo Sulchus invece, specificamente i Kohanim, perché solo loro la possono mangiare e l'Eruv deve essere qualcosa che il proprietario possa mangiare. Però, questo era cosa si può usare. Cosa non si può usare? Ava lo betevel, non si può usare prodotto dal quale non sia stata separata la teruma e il maaser. Velo be maaser rishon, shelonit la terumato. Non si può nemmeno usare il maaser rishon, ovvero il maaser che il Levi ha ricevuto dal contadino, dall'Israel, dal quale non abbia separato il maaser da dare al Kohen. Velo be maaser sheni vehekdesh, shelonivdu. E non si può usare il maaser sheni, che è quel prodotto che deve essere mangiato in Rosh Hashanah, che non sia stato, la cui sacralità non sia stata trasferita su dei soldi, e così anche qualsiasi altro prodotto sacro, la cui sacralità non sia stata trasferita sui soldi, non può essere usato come Eruv. Perché? Perché non lo si può mangiare. E la Gemara si chiederà, mi sembra abbastanza ovvio. Dice la Gemara, Demai, la prima cosa che diceva la Mishnah era che si può usare Demai come Eruv. Chiede la Gemara, ha lo hasilei, ma è qualcosa che non può essere mangiato né da chi mette l'Eruv né dagli altri, perché Chachamim lo vietano. E l'Eruv deve essere una cosa commestibile. Dice la Gemara, Migo, siccome dei bai che se avesse voluto mafkar leule nichsei vehave ani, una persona volendo potrebbe dire tutto quello che ho non mi appartiene più. Hefker vuol dire essenza proprietario, non mi appartiene più. Vehasulei, in quel caso sarebbe qualcosa che potrebbe mangiare il demai, perché come adesso vedremo i poveri possono mangiare demai. Hashtanami hasilei. Abbiamo detto che l'Eruv deve essere qualcosa di accessibile, qualcosa che possa essere mangiato. Teoricamente, qualsiasi persona potrebbe mangiare il demai, perché volendo potrebbe, come dire, rimuoversi qualsiasi proprietà sua, diventando povero, e quindi potrebbe mangiare il demai. Quindi anche se non lo fa, viene considerato qualcosa che teoricamente potrebbe mangiare. D'etnan, c'è una Mishnah che ci insegna, ma achilin et ha'aniyim demai, si può dare da mangiare ai poveri demai, e siamo alla med alef amud bet, vet achsanya demai, se arrivano dei soldati per fare una guerra, e quindi sono fuori casa, sono considerati come dei poveri, e quindi possono anche loro mangiare demai. Adesso, se fosse un qualcosa che la Torah vieta, perché mai avrebbe dovuto essere permesso per il povero o per i soldati? Una cosa vietata non può mai diventare permessa. Siccome invece è una cosa che di per sé sarebbe permessa, Chachamim però, per essere cauti, dicono: non sappiamo se questo contadino Am Haaretz ha separato la decima o meno. Siamo rigorosi e diciamo che è vietato, quindi è un qualcosa che in sostanza sarebbe permesso. Chachamim aggiungono un divieto, nel momento di bisogno rimuovono quel divieto che hanno loro messo. Se invece fosse stato un divieto della Torah, Chachamim non avrebbero avuto alcuna autorità di rimuovere in alcun caso quel divieto. Quindi, in caso di bisogno, per il povero o per i soldati, possiamo basarci sulla regola base che permetterebbe mangiare il demai. Quindi, perché è permesso usare demai per Eruv? Perché in realtà sarebbe qualcosa che ogni persona potrebbe mangiare, pur non essendo povero, potrebbe diventarlo dichiarando tutto non sua proprietà e quindi potrebbe mangiare l'Eruv. Amma Ravuna, infatti, dice Ravuna, Tana, Beit Shammai Omrim, una braita insegna che Beit Shammai dicono, Ein ma'achilin et ha'anim demai, i poveri non possono mangiare demai perché la regola vale per tutti, Uvet Hillel Omrim ma'achilin et ha'anim demai, invece Beit Hillel dicono, i poveri possono mangiare demai, e quindi questa Mishnah segue Beit Hillel. Chi mette l'Eruv attualmente non è povero, ma teoricamente potrebbe diventarlo istantaneamente, e quindi quel prodotto potrebbe mangiarlo. Diceva la Mishnah, Uve maaser rishon shenitelat erumato. Diceva la Mishnah, si può usare per Eruv un prodotto che sia il maaser rishon, ovvero quella parte che viene data a Levi, dal quale il Levi stesso abbia dato la teruma al Kohen. Dice la Gemara, Peshita, mi sembra semplice e chiaro, perché no?
Dice la Gemara lo tzericha. In realtà la Mishnah non è necessaria per insegnarmi quel caso, bensì per insegnarmi un altro caso. Quando si parla di terumah può trattarsi o della terumah, che è quella parte che il Levi separa da quello che ha ricevuto, che è quello che pensavamo si trattasse. Dice la Gemara si tratta di qualcos'altro, si tratta della terumah vera e propria. E cosa significa? Sheik dimo bashibolin. L'ordine deve essere preciso. Prima si separa la terumah per il Kohen, che la misura sarebbe o un quarantesimo, o un cinquantesimo, o un sessantesimo, in base alla generosità del contadino. Dopodiché un decimo va dato, da quello che rimane, un decimo va dato a Levi, che è il Maaser. Se invece vengono invertiti, se viene invertito l'ordine, dipende. Se il prodotto, è stato messo nel cesto, ma ancora non è stato allisciato. Allisciato simboleggia la fine della lavorazione. La Torah dice che il Maaser, che è la Terumah, il Maaser va dato dal Dagan. Dagan sarebbe il prodotto finito, il prodotto già finito di essere lavorato. Finché non si fa questo allisciamento con la pala del grande cesto, è come se siamo ancora in fase di lavorazione. Quindi, se si dà prima il Maaser e poi la Terumah, nonostante non lo si possa fare, dopo il fatto, se siamo ancora prima dell'allisciamento, va bene. Se siamo dopo l'allisciamento, non va bene. Allora, dice la Gemara, si tratta di un caso in cui uno abbia dato prima il Maaser e poi la Terumah, quando ancora si tratta di spighe non allisciate. Quindi Hikdimo ha anticipato a dare il Maaser prima della Terumah, Bashibolin, quando erano ancora delle spighe non allisciate nel cesto. Venite lami menu terumat maaser, veronite lami menu terumah gedolah, e quindi è stata separata il maaser e non ancora la terumah. Ukede Rabbi Abba ama Resh Lakish, e questo segue quello che dice Rabbi Abba a Rabbi Abbahu a nome di Resh Lakish. De ama Rabbi Abbahu ama Resh Lakish, maaser rishon shikdimo bashibolin, patur mi terumah gedolah. Se il maaser è stato dato prima di separare la terumah, il Levi a sua volta non dovrà separare una parte di terumah per il Kohen. Shenemar, come è scritto, varemo temmi menu terumat Hashem maaser mina maaser, cioè dovrà dare chiaramente la decima, che deve comunque dare da quello che riceve, ma non dovrà dare oltre alla decima anche una terumah. Cioè, nonostante che questo Maaser l'abbia ricevuto prima che sia stata prelevata la Terumah, nonostante ciò non ha lui l'obbligo di separare la Terumah per il Kohen, separa solo il Maaser. Il contadino dovrà dare la Terumah al Kohen dopo che ha separato il Maaser, ma il Levi si limiterà a dare il Maaser e non dovrà anche dare la Terumah. Shenemar, come è scritto, varemo temmi menu terumat Hashem, maaser mina maaser, separerete da esso, il soggetto è il maaser rishon, cioè voi Levi dovrete separare dal maaser rishon un maaser. Amartilech, allora dice la Gemara, maaser mina maaser amartilecha, io Hashem vi dico di separare una decima dalla decima, velo terumah gedolah utrumat maaser mina maaser, ma non dovete separare anche la terumah oltre al maaser. Quindi questo versetto dice in maniera chiara: il Levi dovrà sempre comunque separare solo una decima. Quindi la Mishnah cosa diceva? Che si può usare un maaser, il Levi può usare il maaser rishon dal quale ha separato la terumah, da quale ha separato il maaser, può usarlo come Eruv. La domanda era, mi sembra semplice. Dice la Gemara, non è questo il caso. Il caso è in cui sia stato invertito l'ordine. Il contadino ha dato prima il Maaser a Levi e dopo ha dato la Terumah al Kohen. Perché in questo caso succede che il Kohen viene a ricevere di meno. Perché se si dà prima la Terumah al Kohen, la Terumah consiste in media nel 2%, è un cinquantesimo, quindi 2%, da cui poi il Levi riceve il 10%, dal resto poi il Levi dà, insomma, se la misura è 100, 2 ne diamo al Kohen, del resto 98 diamo 9,8 al Levi, da cui poi Levi darà 0,98 al Kohen come Maaser. Se però si invertono i ruoli, succede che il Levi viene a ricevere di più, perché riceve il 10% del 100, non del 98, e a sua volta darà 1 da quello che ha ricevuto, e quindi il Kohen verrà a ricevere di meno e il Levi verrà a ricevere di più. Nonostante ciò, siccome ancora non è stato allisciato il cesto, dopo il fatto andrà comunque bene. Dice la Gemara, Amar lei Rav Papa, le Abaye, dice a Rav Papa Abaye, Ihachi, se è così che dopo il fatto
Anche se è stato invertito l'ordine, andrà comunque bene quel maaser e non bisogna a sua volta separare anche una teruma oltre al maaser. Afilu igdimo bakerinami, a questo punto se la Torah mi dice che il Levi che riceve il maaser dovrà sempre solo dare maaser e non oltre al maaser anche la teruma, allora anche se il prodotto è stato allisciato nel cesto avrebbe dovuto essere così, eppure vediamo che non è così, che in quel caso il Levi deve dare oltre al Maaser deve anche dare la teruma. Amarlei risponde a Abaye Rav Papa: Alecha, riguardo te, ovvero riguardo alla domanda che mi hai appena posto, Amar Kera, dice la Torah, Mikol Maaserotechem tarimu et kol terumat Hashem. Dalle vostre decime dovrete rimuovere, separare tutte le terumot di Hashem. Tutte vuol dire che viene a includere qualche cosa, cioè oltre al Maaser che dovete già dare, dovete anche dare qualcosa in più. In sostanza abbiamo due Pesukim. Un Pasuk viene a dirmi che il Levi, quando riceve il suo Maaser, dovrà sempre e solo separare una decima destinata al Kohen, anche se ha ricevuto la sua decima prima che il Kohen abbia ricevuto la sua teruma, e quindi lui Levi riceve di più rispetto al Kohen che avrebbe ricevuto ricevere di più e ne riceve di meno. Nonostante ciò si dà sempre solo il Maaser. L'altro Pasuk che ha appena citato Abaye a Rav Papa indica che talvolta il Levi deve dare anche la teruma, e quindi decide Abaye, guarda, questi due Pesukim che si contraddicono si riferiscono a due casi. Il caso in cui non bisogna separare oltre al Maaser anche la Teruma parla che è stata prelevata prima dell'allisciamento del cesto. Invece quella che dice, il Pasuk che dice che bisogna comunque dare la Teruma oltre al Maaser parla del caso in cui è stata prelevata dopo l'allisciamento del cesto. Chiede la Gemara: Umaraita, che cosa hai visto? Come mai hai deciso che è così? Magari al contrario. Risponde la Gemara: Hai idgan, ve hai lo idgan. Questo è prodotto e questo non è prodotto. Cosa vuol dire? La Torah dice che dal dagan, dal prodotto finito, bisogna separare terumah e maaser. Se una persona, se il contadino ha separato per sbaglio, quello che sia, prima il Maaser e poi la Terumah, se il prodotto ancora non era stato allisciato, non viene considerato dagan, non viene considerato prodotto finito. Quindi il Maaser, dopo il fatto, già è stato separato. Al momento che poi alliscio il cesto, mi rimane soltanto la Terumah da dare, perché adesso il prodotto è finito e separo quindi la Terumah. Se invece il prodotto già è stato allisciato, adesso ho l'obbligo di dare la teruma e il maaser, e quindi se separo prima il maaser e poi la teruma non andrà bene. Se lo faccio prima, non c'era ancora obbligo di dare teruma e maaser. Dopo il fatto, se ho già dato il maaser, va bene. Quando poi arriverà l'obbligo, ovvero quando alliscio il cesto, adesso ho l'obbligo di dare la teruma e il maaser è già stato dato. Se invece ho già allisciato il cesto, è già dagan, è già il prodotto finito, a questo punto devo dare prima teruma e poi maaser. Se invece inverto l'ordine, non andrà bene. Dice la Gemara: Uve maaser sheni veekdesh shenivdu. Si può usare il maaser sheni, che è quella seconda decima che deve essere consumata a Yerushalayim, e qualcosa di consacrato, se la loro sacralità viene trasferita su soldi. Chiede la Gemara Pshita, mi sembra semplice, perché no? Lo Tzericha, in realtà, nel caso normale, non serve insegnarmi che va bene, è invece un caso particolare. Shenatan et HaKeren, velo natan et HaChomesh. Quando una persona trasferisce la sacralità dal prodotto sacro ai soldi, dovrà poi aggiungere un quinto, che in realtà è un quarto, perché da 100 25 è un quarto, però questo 25 aggiunto al 100, che fa 125, diventa a sua volta un quinto del totale. Quindi si chiama un quinto del totale, che sarebbe un quarto. Quindi non può trasferire la sacralità su 100, deve farlo su 125. Vekamash Malan, e ci insegna la Mishnah che se una persona non ha aggiunto questo quarto, de eina chomesh me'akev, che dopo il fatto non è un problema, cioè a priori bisogna aggiungere anche il quarto, però se non lo si è fatto, finché abbiamo il principale, cioè il 100, la sacralità viene trasferita. Quindi nel caso normale è chiaro che, cioè, nel caso in cui uno abbia trasferito la sacralità sul principale più il quarto, certamente il cibo è profano e lo si può usare per Eruv. Qui quello che la Mishnah vuole insegnare è che anche se sia usato per il trasferimento solo il principale senza il quarto aggiunto, andrà comunque bene e il cibo è profano. Diceva la Mishnah:
Avallo o Betevel, non si può però usare cibo da cui non sia stata separata la Terumah e il Maaser. Dice la Gemara Pshita, mi sembra chiaro, è cibo vietato da mangiare. Dice la Gemara Lo Tzricha, giusto, la Mishnah non è necessaria, se non che Betevel Tavulmi de Rabbanan, se non che si tratti di un Tevel, ovvero prodotto da cui non è stata separata ciò che deve essere separato, dove i Chachamim hanno messo l'obbligo di separare. Uchegon, ad esempio, Shezera o Beatzit Shenon Akuv, quando uno ha piantato questo prodotto in un vaso che non abbia un foro. La Torah dice che bisogna separare la Terumah e il Maaser da ciò che cresce dalla terra. Quello che però è in un vaso senza foro è considerato staccato da terra. Chachamim invece dicono anche da lì bisogna separare la Terumah e il Maaser, e quindi quello che la Mishnah mi vuole dire è che non solo dal Tevel normale non si può usare prodotto per Eruv perché non lo puoi mangiare, ma anche se si tratta di Tevel che Chachamim lo considerano tale, perché dicono loro che pur essendo un vaso completamente staccato da terra bisogna separare Terumah e Maaser, non si potrà usare quel prodotto per l'Eruv perché non lo si può mangiare. Diceva la Mishnah, Veob Maaser Rishon, Sheronit la Terumah, non si può usare il Maaser Rishon, il Maaser Rishon da cui non sia stata separata la Terumah, ovvero sembrerebbe, come dicevamo prima, il Levi riceve il Maaser Rishon e da lì deve separare una decima e darla al Kohen. Sembrerebbe che la Mishnah ci stia dicendo che se non si separa quella parte destinata al Kohen, non si può usare quel prodotto come Eruv. Dice la Gemara Pshita, mi sembra chiaro. Dice la Mishnah, non è quello il caso. Lo Tzericha, bensì, cioè non sarebbe necessario insegnarmelo, se non che Sheikhtimo Bakirei. Non si intende il Maaser, che la Terumah, allora, la Terumah a volte viene chiamata quello che il proprietà, che il contadino dà al Kohen, a volte quello il Terumat Maaser è quello che il Levi dà, ovvero la decima dalla decima che ha ricevuto. Allora dice, come parlavamo prima, si tratta di un caso in cui uno, dopo aver allisciato il prodotto nel cesto, ha dato prima il Maaser a Levi e poi la Terumah al Kohen. Ed è di quella decima che Levi riceve che ci dice la Mishnah che se ha separato solo la decima ma non la Terumah, non lo si può usare per Eruv. Sheikdimo Bakeri, venitela mimenu Terumat Maaser, velonitela mimenu Terumah Gedolah. Il Levi a sua volta ha dato una decima ma non ha dato anche la Terumah. Maude teima che di amarle Rav Papa le Abaye, avrei pensato che, così come diceva Rav Papa Abaye, avrei pensato che anche in quel caso il Levi deve sempre e solo dare una decima e non anche la Terumah, Kamashmalan, per questo ci insegna la Mishnah, che Deshani lei ci insegna come risponde Abaye a Rav Papa che non è così. Il fatto che il Levi debba dare solo il Maaser, anche se ha ricevuto, cioè il fatto che il Levi debba dare Maaser al Kohen, anche se quel prodotto che ha ricevuto lui gli è stato dato prima che il contadino abbia dato la Terumah al Kohen, si applica solo se l'ordine è stato invertito prima che il prodotto sia stato allisciato. Dopo invece che è stato allisciato, se l'ordine viene invertito, il Levi dovrà dare oltre al Maaser anche la Terumah, quindi prima la Terumah e poi il Maaser. Diceva la Mishnah, velobe Maaser Sheni Vegdesh lo nivdu. Non si può usare per Eruv né il Maaser Sheni, quel secondo Maaser del primo, secondo, quarto e quinto anno che va mangiato in Yerushalayim, e né qualsiasi altro prodotto sacro che non sia stato, la cui sacralità non sia stata trasferita su dei soldi. Dice la Gemara Pshita, mi sembra chiaro, finché non trasferisci la sacralità rimane sacro e non puoi mangiarlo. Dice la Gemara, lo Tzericha. La Mishnah non è necessaria per insegnarmi quel caso, bensì Shepeda'an. Si tratta di un caso che abbia trasferito la sacralità, però velo pedan kil chatan, ma non lo ha fatto come dice l'Halakha al 100%, ovvero Maaser Shepedo al Gava Simon. Il Maaser lo ha trasferito su una matbea che, su una matbea che, su, su una moneta, scusate, che non abbia una forma sopra, l'ha fatto su una. Su una moneta liscia, Verachmana Amar, mentre la Torah dice Vezzartah HaKesef. La Torah dice così, che se non vuoi portare tutto il prodotto a Yerushalayim, metti in un fagottino e lega. Vezzartah vuol dire lega la stoffa dove hai messo i soldi. Però perché dice Vezzartah? Poteva dire Venatatah HaKesef, metti i soldi. Perché dice legherai? Perché la parola Vezzartah è anche legata a Tzura, che vuol dire una forma. Questo insegna Kesef Sheyesh Alav Tzura, deve essere una moneta che abbia una forma sopra. Quindi uno magari ha trasferito la sacralità su una moneta che però non abbia la forma, non è considerato valido e la sacralità rimane sul prodotto.
Hegdesh. Ora riguardo invece un prodotto sacro che non sia di Maaser Sheni, ma qualcosa consacrato, Sheikh Idelo al Gav Karka, che ha voluto trasferire la sacralità su terra, dice il corrispondente, il valore corrispondente del prodotto che ho consacrato a Betamigdash, lo trasferisco su un pezzo di terra che a sua volta sarà consacrato a Betamigdash, e questo non è valido. Rahmana Amar, perché la Torah dice: Venatana Kesef, Vekamlo, darai i soldi e si alzerà. Deve essere qualcosa di mobile. Terreno, non essendo mobile, non è qualcosa su cui si può trasferire la sacralità. Quindi la Mishnah ci insegna che se uno ha voluto trasferire la sacralità, ma non lo ha fatto come l'Alakha dice, non è valido, e quindi il prodotto continua ad essere sacro e non lo si può usare per l'eruv, perché non lo si può mangiare. Dice la Mishnah: Hasholeach eruvo, se una persona manda l'eruv piuttosto che andare di persona a poggiare l'eruv là dove intendeva, lo manda beyad cheresh shoteh vekatan, in mano di un cheresh, un sordo muto. Si tratta di una persona che non è matura fisicamente, cioè è oltre i 13 anni, però non è maturo mentalmente. Shoteh è una persona stolta, una persona che fa delle cose non normali. La Gemara dice: uno che dorme uno che va da solo di notte, o uno che dorme nel cimitero, uno che strappa gli abiti, perde quello che ha. Sono una persona non responsabile, o un minorenne. In tutti questi casi, o beyad mishe in homo de beruv, o se lo manda in mano di una persona che non ammette, ovvero che non è d'accordo con l'idea dell'eruv. Una persona che dice: sì, mi sta bene quello che dice la Torah non parla di eruv e quindi per me non serve e non sono d'accordo. In questi casi eino eruv, non è considerato un eruv. Quando si mette l'eruv bisogna avere l'intenzione di acquisire residenza in questo posto, e bisogna anche formalmente verbalizzarlo. Allora, una persona non responsabile, un Cheresh, un sordo muto, una persona che non è mentalmente matura, certamente non ha la capacità di avere queste intenzioni. Una persona muta, anche se è responsabile, non può però dire la frase e quindi non sarà valido. Un bambino, un minorenne, anche non è responsabile, quindi non possiamo sapere se ha avuto la giusta intenzione. E chi non ammette nell'eruv, anche non possiamo sapere se l'ha messo con l'intenzione di magari dici: sì, ti faccio il favore, lo appoggio lì. Però in testa sua dice: lo metto giusto per metterlo, ma non perché sono d'accordo con l'idea dell'eruv, e quindi non è considerato un eruv. Vei mamar le acher le cabelò mimenu, se però chi manda l'eruv dice a un'altra persona: sto mandando l'eruv con una persona irresponsabile, una di questi di cui abbiamo parlato prima, tu poi prendi l'eruv da lui e appoggialo, hareise eruv, in questo caso è considerato un eruv, perché alla fine chi lo ha appoggiato è una persona maggiorenne responsabile che crede nell'idea dell'eruv. Dice la Gemara: Vekatan lo, abbiamo visto nell'elenco di quelli che non possono fungere da agenti per appoggiare l'eruv, abbiamo visto anche il minorenne. Perché no? Ve'ama Ravuna, però Ravuna disse: Gove Katan, Goveta eruv. Quando si tratta dell'eruv Chazerot, brevemente, quando abbiamo due o più case che condividono uno stesso spazio comune, che sia il cortile, che sia il giardino, quello che sia, in realtà sarebbe permesso trasportare da una casa all'altra, dalla casa al cortile. Chachamim però lo vietano, perché comunque si tratta di trasportare da una proprietà privata ad una comune, nonostante alachicamente sia privata perché è circondata, eccetera. Chachamim lo vietano a meno che si faccia l'eruv, che consiste nel prendere prima di Shabbat del pane da tutti i condomini, metterli in una sola casa. In questo caso è come se tutti abitassero, come se tutti acquisissero residenza in una sola casa, e quindi questo spazio comune non appartiene più a varie case, bensì a una sola casa, perché tutti abitano in una sola casa. Ad ogni modo, dice Ravuna, che un minorenne può andare a raccogliere l'eruv, Chazerot, perché allora per l'eruv Techumin no? Dice la Gemara: no, Kasha, non è una domanda. Kan beruv Techumin, kan beruv Chazerot. Appunto, sono due. Allora, ho in realtà anticipato la risposta, perché prima si parlava di eruv, però chiaramente per spiegare di quale eruv si tratta era l'eruv Chazerot. Dice la Mishnah: sono due cose diverse. Per l'eruv Chazerot non ho bisogno l'intenzione di qualcuno, ho bisogno che il pane dei condomini si trovi nella stessa casa. Che lo prenda un maggiorenne, che lo prenda un minorenne, o che ci arrivi lì da solo, non mi cambia, purché il pane sia lì. Non ho bisogno intenzione e kavanah. Qui invece si tratta di acquisire residenza, vuol dire la persona sta pensando, o dice a qualcun altro: pensa per me che lì sarà la mia residenza, e quindi serve una persona maggiorenne. So, chiaramente, se il proprietario, se colui che, se il mittente vede che il non responsabile
arriva al luogo dove è interessato e appoggia l'eruv e il mittente pensa: io voglio acquisire lì residenza, chiaramente è valido. Qui stiamo trattando di un caso in cui il proprietario non vede, non assiste al appoggiare dell'eruv là dove deve essere appoggiato e incarica l'agente a farlo. In questo caso deve essere una persona che abbia il giusto intento. Diceva la Mishnah: o biyad mishe nomo debe eruv, oppure se uno manda l'eruv con una persona che non ammette nell'idea dell'eruv, dice la Gemara: Man, chi è questo che non ammette? Amarav Chisda Kutae, sono i Kutim, che è una popolazione che Shalmanassar, re di Assiria, ha portato a Shomron dopo aver esiliato gli ebrei da Shomron per ripopolare la regione, ha portato tanti altri popoli, tra cui i Kutim, che a un certo punto si sono convertiti per via di paura dei leoni, perché si comportavano in maniera idolatra e quindi Hashem ha mandato i leoni, che hanno causato tante morti. Per paura dei leoni si sono convertiti, però sono rimasti persone in realtà non fedeli, continuavano a fare idolatria e in linea di massima accettavano quello che diceva la Torah, non quello che dicono i Chachamim, tra cui rientra l'Eruv. Quindi mandare l'Eruv per mano di un Kuti, o se per quello un ebreo, nato ebreo, che però non ammetta nell'idea dell'Eruv. E questo perché? Perché non abbiamo la certezza che abbia appoggiato l'Eruv con l'intento di far acquisire residenza al mittente. Diceva la Mishnah: Veima amar leacher lekabeloi menu hare zeruv, che se però il mittente dice a una terza persona: sto mandando l'eruv con un agente, tu prendilo e poi appoggialo per me, andrà bene, perché a chi lo appoggia è una persona responsabile. Dice la Gemara: velei chushdil ma lo mamtilei. Però come può dire la Mishnah che l'eruv va bene? Magari il non responsabile non porterà l'eruv. Appunto, perché non è responsabile, oltre al problema che, come ho detto prima, non ha la kavanah, in questo caso non c'è problema perché sarà un'altra persona a ricevere l'eruv, però non essendo responsabile può darsi che non porterà l'eruv. Dice la Gemara: chiediamo a Rav Chisda, questo può essere risolto. Come spiegherà Rav Chisda? Be omed vero eu, hachanami be omed vero eu. Si tratta di un caso in cui il mittente da lontano guarda, assiste e vede che l'agente porta l'eruv alla terza persona responsabile. Dice la Gemara: però ancora Veleichush dovremmo sospettare magari Dilma lo shakil minei, magari la terza persona irresponsabile non prenderà l'eruv dalla gente. Adesso perché no? Se si tratta di un caso in cui il mittente vede che il non responsabile porta l'eruv e lo dà alla terza persona, cosa vuol dire? Magari non lo prenderà. Non vuol dire lo prenderà? Sì, però magari questa terza persona potrebbe dire: il mittente non si fida tanto di me, fatto sta che non ha dato direttamente a me questo eruv, lo ha dato a questa persona che a sua volta lo ha dato a me. E quindi magari farà le cose non come si deve, perché dirà: se lo avesse dato in mano a me vuol dire che si fida di me e quindi faccio le cose come si deve. Dal momento che vedo che non si fida completamente di me, magari lo metterà non col giusto intento, ovvero non con l'intento di far acquisire residenza al mittente. Dice la Gemara: no, chiede a Rav Yechiel. La risposta è come dice Rav Yechiel: Chazaka shaliach ose shelichuto. Noi possiamo presumere che uno shaliach, un agente, porta a termine la sua missione. Hachanami chazaka shaliach ose shelichuto. Non abbiamo motivo di sospettare che questa terza persona non porterà a termine ciò che gli è stato assegnato. Un sospetto potrebbe esserci, ma non lo dobbiamo sospettare perché questa è, diciamo, per default, noi presumiamo che porti a termine ciò che gli è stato assegnato. Vehei ha'itmar de Rav Chisda ve Rav Yechiel, dove abbiamo visto quello che dice Rav Chisda e Rav Yechiel. Aha, itmar, riguardo questo, l'Etania dice la Beraita: netanò le pil veholichò. Se una persona dà un eruv ad un elefante, non so, come l'elefante lo prende con la proboscide, non so, veholichò, e lo porta l'elefante là dove il mittente è interessato che l'eruv si poggi, oppure le kof veolichò, oppure se lo dà ad una scimmia e questa scimmia lo porta. E in ze eruv non è un eruv, perché? Perché l'animale non ha l'intento, non può appoggiare l'eruv con l'intento che il proprietario, il mittente, acquisisca residenza. Però in mamar le acher le cablò e meno a rese eruv, se però dice a qualcun altro: prendi questo eruv, questo cibo, il cibo per due pasti dall'elefante o dalla scimmia e appoggialo per me, con l'intento che sia un eruv, è considerato un eruv, e non sospettiamo che magari
la terza persona dica che non si fida completamente di me, quindi non lo metterà col giusto intento. Vedilma lo mamti lei, al che la Ghimara si chiedeva, ma magari questa terza persona, la persona, quindi il responsabile, non lo prenderà con il giusto, non lo appoggerà con il giusto intento. Amar Rav Chisda, dice Rav Chisda, Beomet vero eu, si tra... Ah, scusate, diceva la Ghimara, scusate, magari l'animale, cioè l'elefante e la scimmia, non lo porterà al luogo dove il mittente è interessato. Dice al che dice Rav Chisda, Beomet vero eu, si tratta che il mittente guarda e vede che arriva al giusto posto, però ancora Vedilma lo mekabel minei, però magari la persona non lo accetterà con il giusto intento, al che Amar Rav Chiya, dice Rav Chiya, Chazaka Shaliach Ose Shlichuto, abbiamo la presunzione che possiamo presumere che uno Shaliach, un agente porterà a termine la missione che gli è stata affidata. Quindi tra Rav Chisda e Rav Chiya abbiamo la risposta a questa nostra domanda. Si tratta di uno che manda con un irresponsabile, vede che arriva al giusto posto. Colui che lo prende lo appoggia con l'intento di far acquisire le ruv al mittente, possiamo essere sicuri che lo faccia nel giusto modo.